Globalizzazione in fondo è una forma di imperialismo e di colonialismo che si presenta in forma solo falsamente più incivilita, perché l'essenza è sempre la medesima, è quella dell'imposizione di un punto di vista che deve imporsi sugli altri neutralizzandoli. L'ideologia del medesimo essenzialmente questo dice. Dice essenzialmente che il mondo integralmente sussunto sotto il capitale deve rispecchiarsi ovunque, in ogni cellula della realtà. Per questo il capitalismo oggi, come ho sostenuto in un mio studio, è giunto alla sua fase speculativa. È una sorta di specchio in cui tutto, ogni cellula della realtà, ogni parte dell'immaginario e del reale, deve rispecchiare la forma di merce. Non soltanto il mondo è totalmente mercificato, ma le relazioni umane lo sono e la nostra stessa coscienza è reificata. La coscienza occidentale più che mai oggi è interna al paradigma della reificazione, nella misura in cui tutto ciò che noi pensiamo lo pensiamo sempre per il tramite delle prestazioni della forma merce, che è diventata l'equivalente dell'io penso kantiano che accompagna tutte le nostre rappresentazioni. Parliamo di azienda Italia, di debiti e crediti nella scuola, di investimenti affettivi. Il modello dello start-upper, del piccolo imprenditore di successo che si autodetermina arricchendosi come Robinson Crusoe, diventa il modello universale dell'Occidente che pretende di imporre questo modello al mondo intero. È ideologia del medesimo proprio in ragione del fatto che produce una sorta di indifferenziazione. Ecco perché il cosmopolitismo capitalistico è in realtà un imperialismo del falso universale. Il cosmopolitismo è solo fintamente emancipativo, è in realtà il modo con cui l'Occidente impone su scala universale il proprio punto di vista, presentato come giusto e a beneficio di tutti i popoli del pianeta. Sotto questo profilo è interessante ragionare su un aspetto della mondializzazione. La mondializzazione promette un dialogo multiculturale che in realtà è solo fintamente tale. In realtà dietro il falso multiculturalismo della globalizzazione si nasconde quello che io con le grammatiche hegeliane definisco il monocromatismo assoluto del mercato. La globalizzazione finge di stimolare il dialogo fra i popoli e le culture, ma in realtà li proietta in una sorta di centrifugazione cosmopolita delle identità in cui vengono annullate le specificità e le differenze dei popoli e vengono tutti trasformati in una sorta di pulviscolo anonimo e seriale di atomi consumatori senza cultura, individui post-identitari e cosmopolitizzati. Sotto questo profilo lasciate che citi un esempio concreto di quanto sto asserendo ed è l'esempio di quelle pubblicità che hanno invaso le nostre città e che tendono anch'esse a invadere il mondo, che vi presentano bambini con il colore della pelle diversa, con occhi diversi, che però sono vestiti tutti con le medesime marche capitalistiche. Da capo a piedi. Questo è il falso multiculturalismo della globalizzazione, che finge di creare un dialogo tra le culture, ma in realtà annulla le culture e trasforma tutti gli esseri umani in vuoti, in atomi svuotati di consumo, in individui privati di ogni coscienza critica e di ogni identità. È la globalizzazione degli United Colors, potremmo dire, no? I colori unificati che in realtà sono, per così dire, livellati su scala cosmopolitica. La globalizzazione produce non certo un'uguaglianza intesa come uguale dignità, uguale opportunità per tutti i popoli del pianeta. Utilizza la nobile categoria di uguaglianza, che è quella in forza della quale tutti i popoli dovrebbero avere pari dignità, pari possibilità e diritto a un dialogo tra loro a livello appunto socratico di confronto multiculturale. In realtà la globalizzazione non produce l'uguaglianza, anzi procede creando sempre maggiori dislivelli, sempre maggiori asimmetrie, sempre maggiore disuguaglianza su scala cosmopolitica. Molti economisti del resto ci ricordano che dopo il 1989 è sempre più evidente il fatto che capitalismo non fa rima con democrazia. Se
fa rima con disuguaglianza sempre più vertiginosa. Si è parlato a tal riguardo di global inequality in un importante studio di marca economica. La disuguaglianza globale, la globalizzazione del mercato produce una globalizzazione delle disuguaglianze e della sempre più vertiginosa differenza tra i primi e gli ultimi, fra la classe dominante cosmopolitica e le classi dominate su scala globale. Ed è del tutto evidente il modo con cui procede falsamente il padronato cosmopolitico, che per un verso vuole abbattere confini, muri e ogni forma di frontiera per favorire la libera circolazione non certo delle persone in vista del viaggio o dell'uguaglianza, ma per favorire la circolazione delle merci a beneficio del padronato cosmopolitico. Questo è l'inganno della globalizzazione, che vuole ridurre il mondo a un mercato unico a scorrimento omnidirezionale delle merci e che dice di voler abbattere i muri e i confini proprio quando sta erigendo muri sempre più alti fra i primi e gli ultimi, fra gli sfruttati e gli sfruttatori. Ecco, in questo senso mi pare che si possa ben dire che la globalizzazione corrisponde a una globalizzazione, come in più occasioni ho detto, cioè a una sorta di riproduzione su scala cosmopolitica delle dialettiche di signoria e servitù che il capitale e il dogma liberale pretendono di aver superato mediante il loro procedere, ma che in realtà reintroducono in forme solo nell'aspetto mutate. La globalizzazione genera questa dinamica di sfruttamento delle risorse, dei popoli, di sradicamento delle culture, di omologazione planetaria.